Operatore 56, buongiorno. Chiamare il 118 in situazione di emergenza sanitaria è in Emilia-Romagna un atto praticamente automatico, quasi un riflesso condizionato. È talmente connaturato nei cittadini che forse nessuno si chiede più come funzionavano le cose quando non c'era, o come in questi anni il sistema sia mutato, sia cresciuto e soprattutto che cosa ci sia dietro a questo numero. Andiamo alla centrale operativa 118 di Bologna Soccorso per saperne di più. Tutte le chiamate di soccorso sanitario arrivano a quegli operatori che processano le informazioni che ricevono e decidono cosa fare, e cosa fare è mandare un mezzo il più adatto possibile a quel tipo di paziente e a quel tipo di patologia. Esperienza e formazione le mettiamo insieme, perché la formazione è una delle componenti per avere l'esperienza. Il personale, soprattutto quello infermieristico, perché quello che lavora in centrale operativa è personale che viene dall'emergenza sanitaria, conoscono il sistema che governano. Formazione, perché c'è un iter formativo molto importante e mirato. La tecnologia è molto importante, quello che abbiamo un algoritmo decisionale che riporta in sostanza le domande che l'operatore deve fare per capire di che cosa si tratta, e che è stata, diciamo così, limata nel tempo sulla base di criteri, diciamo, usuali. Gli investimenti tecnologici che oggi vediamo in centrale operativa fanno sì che l'operatore abbia un ausilio reale nel momento in cui dialoga con chi sta chiamando, per avere un aiuto nell'identificare le criticità, e un ausilio reale per trasmettere le informazioni a chi poi va sul posto, e infine un ausilio reale del sistema per ricevere le informazioni da chi è sul posto e fare l'ultimo passo, che è quello di portare il paziente nel posto giusto. Sì, perché il 118 non è un centralino specializzato in emergenze sanitarie, ma è piuttosto il portale di accesso ad una rete dell'emergenza consolidatasi negli anni. Il 118 non è un call center, ma è un sistema intelligente, governato da professionalità specifiche, che gestisce il percorso dei pazienti. Avere una rete di 118, di centrali operative così solida, consente di innestare su questa dei percorsi specifici, e quelli che sono stati costruiti e innestati in questi anni, il percorso trauma, il percorso infarto e il percorso ictus, consentono risposte di qualità e tempestività assistenziale enormemente migliori rispetto a qualsiasi condizione preesistente, e che garantiscono una risposta in condizioni di assoluta emergenza imparagonabile. Io sono diversi anni che lavoro in centrale operativa e la tecnologia ci aiuta moltissimo, sia nella velocità di ricezione della chiamata, sia soprattutto nel poter individuare il mezzo giusto e seguirlo. Questo ha modificato il 70-80% del nostro lavoro, e il fatto di riuscire in quattro a gestire un numero raddoppiato di quelle che sono le emergenze, di quello che facevamo prima, è legato a questa tecnologia. Proprio la tecnologia è l'elemento determinante dei cambiamenti del 118 negli ultimi anni, e ciò che ha consentito scelte innovative per progettare il sistema di emergenza dell'immediato futuro. La tecnologia oggi ci consente, anche sulla base degli investimenti già fatti, peraltro anche questo è importante in un periodo come questo, ci consente di centralizzare e quindi avere più sicurezza, più competenza. Una delle reti più efficienti, più solide di questo paese. Non è ancora sufficiente, perché guardiamo alle esperienze di riferimento internazionali nel dimensionare le centrali operative. La città di New York ha un'unica centrale operativa. La tecnologia oggi consente, disponendo degli investimenti adeguati e della competenze professionali adeguate, dei risultati straordinari, e quindi il punto d'arrivo organizzativo è disporre di tre centrali operative per tutta la regione: una che copra l'Emilia Nord, le province di Parma, Piacenza, Reggio, una per l'Emilia Centro, Bologna più Ferrara e Modena, e una per tutta la Romagna che è già operativa. È stato di aiuto la inaugurazione l'anno scorso della nuova sede della centrale operativa di Parma, e la prossima si farà quest'anno, inaugurazione della nuova centrale operativa presso l'ospedale Maggiore, una struttura grande, molto dotata tecnologicamente, che consentirà anche di servire un bacino d'utenza più ampio.
Esperienza, formazione, centralizzazione e tecnologia dunque. Ma non solo. Il 118 è fatto soprattutto della passione di chi vi lavora, che sia davanti a un terminale, sopra un'ambulanza o a bordo di un elicottero. Le cose belle sono tante, le soddisfazioni sono tante, in tante tipologie di servizi. Gli interventi che riescono bene, i pazienti che comunque ci mandano i ringraziamenti. La cosa più bella è quando un paziente è anche trattato con problematiche, ha avuto anche più arresti cardiaci davanti ai miei occhi, si gira, ti guarda e ti ringrazia. Questo lavoro non si sceglie, è lui che sceglie te. E viene da dentro, non si è mai stanchi. Quando suona la sirena o ti viene dato comunque un intervento da andare a fare, anche il fatto di non sapere ti emoziona come il primo giorno. Pochi minuti e siamo da voi, grazie, buongiorno, grazie.